Ora ne rimangono solo due. Il parco è stato realizzato con l'aiuto di progetti italiani. Percorriamo altri 20 km e giungiamo nel Wadi El Itan, meglio conosciuta come la Valle delle Balene. Nell'era paleozoica, ossia 300 milioni di anni fa, questa zona si trovava a 50-80 metri sotto il livello attuale e faceva parte del Tetide, un mare situato tra Europa e Africa, che è scomparso a seguito della collisione tra placca africana ed europea tra 19 e 12 milioni di anni fa, lasciando depositi di sabbia, limo e argilla e dando origine al deserto e a formazioni rocciose in cui sono rimaste imprigionate tutte le forme di vita acquatica precedenti. Lasciamo le auto davanti al posto di ristoro dove poi pranzeremo e iniziamo la visita del museo all'aperto seguendo un itinerario di 3 km. Accompagnati da Adriano, un geologo che con le sue chiare spiegazioni e con la sua profonda passione per il deserto è riuscito a introdurci nei misteri della natura e a stimolare e migliorare le nostre capacità di osservazione. Il luogo, scoperto agli inizi del XX secolo, è stato inserito nel 2005 nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, perché è il sito più importante al mondo che documenta l'evoluzione delle balene e la loro transizione dalla vita terrestre a quella marina. Infatti qui sono stati trovati scheletri di cuccioli di archeoceti che possedevano dei piccoli arti, segno evidente che questi mammiferi effettivamente discendono da antenati terrestri. Secondo i geologi, gli archeoceti hanno avuto origine 55 milioni di anni fa dalla trasformazione di un predatore terrestre in mesonichide in animale acquatico. Qui nel corso di milioni di anni il vento e la pioggia hanno eroso le rocce portando alla luce radici di mangrovie, conchiglie, fossili di pesci, tartarughe, granchi e soprattutto 400 scheletri di archeoceti di cui 205 interi e ben conservati. Essi sono scomparsi 25 milioni di anni fa e sono considerati gli antenati degli attuali cetacei. Qui si vedono resti di mandibola inferiore, costole e vertebre di un basilosauro lungo circa 18 metri, risalente a 37-40 milioni di anni fa. C'è anche un pesce spada. Qui si vede una striscia di mangrovie fossilizzate di cui il luogo è pieno.
L'ambiente è davvero incantevole e rilassante, anche se c'è un caldo insopportabile. Dopo aver visitato l'intero parco, ci avviamo.